ci stringiamo in questo abbraccio di affetto, di solidarietà e ovviamente per i credenti di comunione in modo particolare, chiedendo al Signore che realmente possa segnare una rinascita e possa segnare un po' quel respiro grande di cui realmente tutta la città ha bisogno. È una preghiera che accomuna tutti i fedeli della Liguria, non solo quelli dell'Arcidiocesi di Genova, quella che si eleva in queste ore per commemorare le vittime del Ponte Morandi. Una comunione di spirito, quella confermata dal Vescovo di La Spezia, che vuole abbracciare le 43 vittime del crollo del viadotto, ma anche tutte quelle persone che dal 14 agosto dello scorso anno hanno visto la propria vita cambiare radicalmente e improvvisamente, in primis gli sfollati del quartiere di Certosa. È un ricordo drammatico, tragico, sia per il modo in cui è avvenuto, e in modo particolare ovviamente per le vittime, quelle che hanno ovviamente perso la vita, ma anche per tutti coloro che hanno avuto tutti quei disagi e veramente grossi problemi a causa di questo crollo. La vicinanza della diocesi di La Spezia e di riflesso di tutte le diocesi liguri alla chiesa genovese arriva da parte di Monsignor Palletti da San Pietro Vara. La frazione di Varese Ligure in questi giorni era in festa per la patrona Nostra Signora del Carmelo, culminata con la processione serale per le vie del paese. Nella messa solenne del mattino, durante la quale ha conferito il sacramento della confermazione a 4 ragazzi della parrocchia, Monsignor Palletti ha sottolineato l'invito che Maria fa a ciascun fedele: guardare Gesù e seguirlo. E lui realmente è il monte, il punto fondamentale della nostra salvezza. Non possiamo distogliere lo sguardo da questo. Noi lo riconosciamo come unico redentore dell'uomo, ma dobbiamo poi viverlo in questa dimensione. Lui ci ha salvato, ma noi dobbiamo lasciarci salvare. Una festa duplice a San Pietro Vara con le cresime e l'invito a questi ragazzi di essere testimonianza della fede. Decisamente. Dico sempre che il cresimando non può, nessun battezzato, ma il cresimando in modo particolare non può limitarsi a dire credo, deve diffondere la fede. Questo è il grande compito che il Signore ci affida.